Un bacco. Allora, vai, racconta il fatto, Mirku. Cosa ti è successo? Io lo so già, quindi ascoltiamo. Questo sembra per... La storia di... Nuova storia. Abbiamo iniziato però, quindi si sa. Quindi la video però inizia con una storiella. Oggi presentaci la storiella. La storia di... Dello scam di Mirko, come sempre. Essenzialmente volevo comprare online, non dirò la piattaforma. Ok, ci sta. Dovevo comprare i deck leggendari Yugi 2. Ok? L'avevo trovato in, tipo 30-32 euro. L'ho comprato online. Vabbè, mi arriva. Tutto tranquillo, questo, nella serenità. Tranquillissimo. Sì, l'ho visto. C'era la pellicola e l'ho conservato perché lo volevo tenere chiuso. Ci sta. Al che 4-5 giorni fa mi ci va all'occhio, non lo so perché. Vabbè, avevo la musichetta triste di Naruto. Questa cosa è molto importante, effettivamente. Molto importante perché io mi sono seduto ascoltando in loop quella musichetta triste di Naruto e ho visto che il pacco aveva un taglio. Ok, benissimo. E quindi sono rimasto tanto tempo davvero lì in loop a guardare quel pacco. Lo apro, dentro non c'erano proprio i deck di Yugi. C'erano... Le foto me le mandate, c'erano... Sì, devo poi mettere nel video. Sì, me le mandate. Sì, ok, sì. Ce l'abbiamo. Non lo so, i pendoli. No, c'erano, ti dico io, le comuni delle ultime tre espansioni di Yu-Gi-Oh! Senza un motivo logico. Sono comuni, senza rare. Cosa ne pensate, ragazzi? Penso... È un po' così. È un po' scam, oppure... Vai, scam è un plus, è uno scam. È un plus, è uno scam. È un plus o uno scam, ragazzi? Perché c'è la trappola. Secondo voi cos'è? Un plus o uno scam? Rispondete. E ve lo dico io che cos'è. E questo è un plus perché mi hanno appena rimborsato i soldi. Oh. Perché io le carte non gliel'ho mandate indietro. Io gli ho mandato la mia carta trappola. Ho creato la carta trappola da mandargli. Hai fatto la controtrappola. La controtrappola, sì. Sì, un pacco per un pacco si chiama. E questo è il titolo della storia, raga. Un pacco per un pacco. Bellissimo. Allora io immagino, non lo so chi aprirà mai quel pacco. Ma scusami, ipotizzo, secondo te lo apriranno? Solitamente quando tu spedisci un qualcosa di difettato. Io considero che ho rimesso la pellicola. Cioè, nel senso, la pellicola era attaccata sotto. Ok. Hai mai pensato? Ma lo vediamo nella foto. C'era solo sto taglio in fondo. Comunque, posso dire che sei un folle. Cioè, perché. No, se ci sta. È uno scam come sempre, che mi capitano sempre questi scam. Però questa volta potevo rispondere. No, la cosa folle è che tu hai risposto.